tornata anche ad Arezzo la campagna Io non rischio, volta a diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare la cittadinanza sul rischio sismico. In piazza Guido Monaco i volontari di Protezione Civile hanno infatti allestito i punti informativi. Caso di eventi calamitosi, sapere come comportarsi è la prima azione di salvezza, insomma, per la cittadinanza, per la popolazione. Fare informazione è il primo passo per rendere le persone consapevoli di quelli che sono i rischi e quindi anche sapere come doversi comportare. E sempre Piazza Guido Monaco ha fatto da sfondo all'iniziativa della consulta del volontariato di Protezione Civile e di Slow Food, Visso Vive, con i prodotti tradizionali provenienti dalle zone colpite dal sisma del centro Italia. Siamo qui noi come volontari per cercare di rilanciare dei prodotti tipici della zona di Visso, un paesino delle Marche colpito l'anno scorso dal terremoto che sembra il più forte mai registrato in Italia. Speriamo che con questa degustazione alla cittadinanza, speriamo di far capire che ci sono dei prodotti particolarmente validi e cercare di rimettere in moto quelle economie che sono state completamente bloccate dall'evento sismico. L'iniziativa si è poi conclusa con una cena presso l'Osteria delle Logge del Grano. Il ricavato è stato devoluto al progetto di Slow Food Italia La Buona Strada. È un progetto di Slow Food nazionale che mira a raccogliere fondi per sostenere i produttori delle zone terremotate e lo fa facendo un progetto chiaro. Intanto parte con l'acquisto di un pulmino che possa consentire il loco di tramutare il latte in formaggio e per far sì che anche laddove ci sono dei problemi grossi e i produttori siano piccoli, possano venire incontro a queste esigenze e dargli una mano.